Io ero in camera con Giampiero Marini, è stato quello che mi ha dato poi il soprannome di zio, no? Quando sono entrato nello spogliatoio la prima volta, mi ha detto: ma tu quanti anni hai? Io avevo già i baffi. Avevo detto: Giampiero, c'ho 16 anni, fa sempre mio zio. Ognuno poi ha capito l'altro e si è formato questo clima straordinario. Però il barone non l'ha capito quando gli andava a prendere le sigarette nell'armadio del ritiro. Qualche screzio, ma... Che lui non solo è arrivato senza scarpe, non si portava neanche le sigarette. Entrai in stanza di Antonio Gabrini una volta e quell'anno uscì la cassetta di Battiato, quella cucuru cucù. Allora, ma io gli rubai la cassetta, Antonio. Mettiamo sempre questa canzone di Battiato. Come salivi sul pullman c'era sempre la cassetta che entrava e sempre la stessa musica, sempre nello stesso momento. Sì. Era per noi ormai un inno che ci portavamo sempre e quella era la musica che ascoltavamo. Eravamo noi, eravamo da soli noi, eravamo contenti di stare insieme.